Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questa sacrestia della chiesetta antica, accanto al confessionale di Padre Pio, accanto a questa statua. Il 18 gennaio del 1913 Padre Pio scrive quella ormai famosa lettera che tutti ricordiamo, quando lui scrive che è il trastullo di Gesù bambino. Infatti lui scrive proprio al termine di questa lettera, scrive: «Io sono, caro padre, il trastullo di Gesù bambino, come lui spesso mi ripete, ma quello che è peggio, Gesù ha scelto un balocco di nessun valore. Mi dispiace solo che questo balocco da lui prescelto imbratta le sue divine manine. Mi dice il pensiero che qualche giorno mi butterà in un fosso per non più schernirvi. Ne godrò, non merito altro che questo». Ecco, attraverso questa lettera che Padre Pio scrive nel 1913, il 18 gennaio, è una lettera ancora intrisa di altre informazioni che lui racconta al suo padre e amico lettore. E scrive: «State a sentire quello che ebbe a soffrire poche sere fa da quegli impuri apostati. Era già notte avanzata, incominciarono il loro assalto con rumore indiavolato, e sebbene nulla vedessi in principio, capii però da chi era prodotto questo sì strano rumore. E tutt'altro che spaventarmi, mi preparai alla pugna, con un beffardo sorriso sulle labbra, verso costoro. Allora sì che mi si presentarono sotto le più abominevoli forme, per farmi prevaricare, incominciarono a trattarmi in guanti gialli, ma grazie al cielo li strillai per bene, trattandoli per quello che valgono. Ed allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gettarono a terra, mi bussarono forte forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempo gridi disperati e pronunziando parole estremamente sporche. Fortuna che le stanze vicine, anche sotto la stanza dove mi trovo, sono disabitate. Non mossi lagnanza all'angiolino, e questi, dopo avermi fatta una bella predichina, soggiunse: «Pio, ringrazia Gesù che ti tratta da eletto a seguire Lui da vicino per l'erta del Calvario. Io vedo anima affidata alla mia cura da Gesù, con gioia e commozione del mio interno, questa condotta di Gesù verso di te. Credi tu forse che sarei così contento se non ti vedessi così sbattuto? Io che nella carità santa molto desidero il tuo vantaggio, godo sempre più nel vederti in codesto stato. Gesù permette questi assalti al demonio perché la sua pietà ti rende a sé caro e vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto, dell'orto e della croce. Tu, caro Pio, difenditi, allontana sempre e disprezza le maligne insinuazioni, e dove le tue forze non potranno arrivare, non ti affliggere, diletto del mio cuore. Io sono vicino a te».